Siamo con Andrea Sluz al termine della sconfitta per 6-5 contro il Caldaro, una partita tirata. Andrea, un commento sul match? Ci è andata male oggi, magari anche che eravamo un po' di stanchi, che anche adesso 8 partite vinte di fila, magari siamo un po' stanchi, però anche brutti errori, troppi falli, e dopo abbiamo fatto subito il gol 2-1, siamo andati sempre in vantaggio e abbiamo sempre preso dopo 20-30 secondi subito il pareggio, e dopo abbiamo fatto penalità stupidi, loro hanno preso l'occasione di giocare due volte in 5-3, l'hanno sfruttato, sono andati in avvantaggio di 6-4 e abbiamo fatto fatica, loro hanno buttato dentro il disco e hanno fatto il gioco semplice. Come dicevi, una sconfitta non può cancellare gli 8 risultati utili consecutivi. Come può ripartire il Milano? No, ma noi adesso ancora abbiamo una partita prima della pausa a Cortina. Guardiamo di portare punti a casa lì e dopo andiamo con un buon risultato per quasi un girone, 3 partite o 2 partite, secondo o terzo posto, andiamo in bella pausa. Hai trovato a livello personale, dopo le 4 giornate di squalifica, il gol, una tua impressione sulla tua prima parte di stagione? Sono andato bene le prime 9 partite, mi sentivo molto bene. Dopo la squalifica mi ha tirato un po' giù per anche allenamenti. Ci provi a restare in forma, però logico, ti mancano sempre le partite che giochi. Però oggi sentivo che ero un po' stanco un po' le prime partite, però penso che ho giocato bene, però alla fine contro il risultato abbiamo perso e sono deluso anch'io. Perfetto, grazie mille, grazie Andreas. Ciao, ciao a tutti. Ciao, grazie.